Salve ragazzi, sono Niki, oggi siamo in un nuovo video. Siamo al quarto episodio della serie di come creare un server FVM e in questo episodio partiremo con una grossa premessa. Quindi portate attenzione da qui fino naturalmente alla fine del video, però in questa parte di video particolarmente. Allora, nello scorso video vi ho fatto vedere come setupare il nostro S-Extended. Sarebbe appunto, come vi ho spiegato nello scorso video, quello che regge tutto ciò che ci serve al server. In questo video molti hanno avuto dei problemi, infatti molti siete venuti su Discord a chiedermi informazioni e ho cercato di risolvere un po' tutti, ma con questo video risolverò il problema più noto, perché a quanto pare c'è un problema di database con lo script. Andrò a risolvere questo problema e i futuri problemi. Io vi ricordo, ragazzi, che in tutti i video da adesso in poi metterò gli script che sto usando e naturalmente modificati, perché i miei sono script un po' modificati, adattati per il mio vecchio server, però naturalmente sono migliorati e funzionano tutti. Quindi io vi ricordo che in descrizione sempre trovate cartelle zip o comunque file che vi possono essere utili per lo svolgimento dei tutorial, a meno che voi non vogliate fare da zero con gli script che vi trovate naturalmente, vi trovate in giro per internet. Io naturalmente vi fornisco i miei per essere, come posso dire, generoso nei vostri confronti, se si può dire. Ok, risolvere un problema che in teoria è questo problema di un database che non riesce appunto a inserire un'informazione dentro il database, vi risolverò questo e tantissimi altri problemi con questo procedimento. Naturalmente in descrizione troverete il file che sto per andare ad utilizzare, e però prima di utilizzare questo file facciamo questo procedimento. Quello che abbiamo creato, tutto quello che abbiamo creato, andremo a fare così: andremo nella nostra tabella di essential mode phpMyAdmin, andremo ad eliminare tutte le tabelle che abbiamo creato nello scorso video. Vi spiego perché. Perché molto probabilmente cioè quelle che abbiamo usato nell'ultimo video è diverso per l'edizione dello script che sto usando io. Naturalmente, se voi state usando lo script non modificato, cioè quello che non vi ho dato io, quel problema non vi dovrebbe capitare. Quindi io vi ripeto, io naturalmente sto lavorando su degli script modificati che io vi metto a disposizione. Quindi se state appunto utilizzando questi script anche voi, dovete fare questo procedimento eliminando tutte le cartelle. Quindi fate così, le spuntate tutte e se selezionato tutto, li eliminiamo. Rimuoviamo tutto. Facciamo così e la nostra essential mode sarà pulita come l'abbiamo creata nel secondo episodio, esatto, nel secondo episodio. Adesso andremo ad usare un file che vi metto in descrizione naturalmente, si chiamerà, naturalmente sarà un link di Google con scritto episodio 4, ve lo lascio in descrizione. Voi andate a scaricare quello e ci troverete anche questo file che si chiama, andate su importa, andate su sfoglia. Una volta andati su sfoglia troverete un file che si chiamerà, vabbè, l'episodio 4.rar, e troverete dentro questo essential mode.sql. Quindi lo andate a prendere, ad aprire e fate esegui. Porterà un po' di tempo naturalmente, perché è abbastanza grande come da eseguire. Ok ragazzi, vi avrà eseguito tutto con successo, non vi dovrebbe dare errori, se ve li dà sarà un vostro problema naturalmente, perché io vi ricordo ragazzi che se vi escono dei problemi è qualcosa che non avete azzeccato bene nel procedimento, perché quello che io faccio naturalmente, come potete vedere, è tutto testato, quindi il problema che vi può capitare è un problema di percorso vostro, quindi vi dovreste riguardare il video e cercare di capire qual è il problema da soli. Naturalmente vi ricordo che io ho un server Discord che naturalmente trovate in descrizione, e lì vi posso dare una mano, vi ripeto, però sulle cose che io spiego nei video. Quindi se voi mi chiedete ad esempio: mi spieghi come implementare lo script per il concessionario? Ragazzi, lo script del concessionario non l'ho ancora spiegato, quindi non ve lo spiego su Discord in privato a voi. Quando uscirà il video, se avete problemi ancora con lo script del concessionario, naturalmente vi spiegherò come risolverlo, quello sì. Però ripeto, finché io non spiego un determinato script, voi non chiedete di esservi spiegato personalmente quello script, perché non ve lo spiego, fine. Quindi
Comunque, una volta eseguito tutto, vi appariranno un sacco di tabelle nuove. Direte, ma che caspita ci servono tutte queste tabelle? E tutte queste tabelle sono tutte le tabelle che ci serviranno nel corso della serie. Naturalmente sono tabelle assolutamente alcune piene, ok? Alcune piene, alcune vuote. E sono tabelle che verranno riempite e verranno usate nel corso degli episodi. Naturalmente, se voi state, vi ripeto, se voi state usando degli script vostri, non dovete fare questo procedimento. Se invece state usando gli script che io vi sto dando a disposizione, dovete assolutamente svolgere questo lavoro. Perché piano piano io vi darò gli script che poi andranno a utilizzare tutte queste tabelle che vedete. Però in questo caso non ci servono tutte, ci serviranno alcune perché naturalmente il nostro server attualmente ha solo S-Extended. Adesso andremo a vedere in gioco se c'è lo stesso problema che ci dava gli altri giorni. Un'altra cosa che mi ha fatto notare un ragazzo, e vi lascio il suo commento in sovraimpressione, è quella di appunto mettere localhost tra queste scelte senza fare F8 connect localhost. Basta che andate in settings, fate enable localhost menu item e quindi ogni volta che vi dovreste connettere al vostro server basta che schiacciate sul localhost e vi connette automaticamente, come in questo caso. Ok ragazzi, siamo in gioco e come potete vedere non c'è nessun problema per quanto riguarda l'S-Extended, ve lo faccio anche vedere dalla console. Qui non ci sono errori e niente, possiamo continuare con i nostri tutorial. Oggi vi farò vedere come mettere l'HUD, mettere la schermata di caricamento, ragazzi. Allora, ragazzi, oggi vi faccio vedere lo script della UI, Trio HUD UI, che vi ho fatto vedere anche nello scorso episodio un po' come dovrebbe venire, come dovrebbe essere. Diciamo che è lo script più famoso in tutti i server per l'HUD. Ed è questo qui, potete vedere il video, naturalmente vi lascerò il link della pagina in descrizione. Ovviamente vi metterò a disposizione quello che sto usando io perché è modificato, ha delle cose in più ed è già settato ovviamente, quindi vi metterò il mio in descrizione e adesso andremo a vedere come funziona. Ovviamente qui richiede dei requisiti che sono S-Extended che abbiamo, Society, Add-on Account, Basic Needs, Status e Legacy Fuel. Tutti questi script, Society, Add-on Account, questi qui li troverete tutti in descrizione naturalmente, però se li volete scaricare da voi potete scaricarli naturalmente dal sito di SX. Vi ripeto, vi metto a disposizione i miei che sono già settati e naturalmente andremo a vedere se vi serve qualche altro settaggio. Andiamo a vedere il nostro SX Society. Allora ragazzi, dentro SX Society, come potete vedere la cartella si chiama SX Society, vi ricordo che devo avere tutti i nomi dello script, troveremo questi file dentro, naturalmente nel caso della mia versione o nel caso della vostra, credo sia uguale. Troveremo all'interno le cose importanti, sono le SQL che dovete caricare naturalmente se non avete fatto il procedimento che vi ho fatto fare prima, quindi in questo caso se state usando i miei file non dovete caricarlo e il config che è molto abbastanza basico, non c'è scritto niente tranne questo config enable sx identity, lo mettiamo a true perché così riesce a identificare la nostra identità. Max salari 7000, lasciamo tutto com'è e il config locale francese. In teoria dovrebbe essere stato tradotto, ve lo dico subito. Nel mio caso, ragazzi, come potete vedere, nel config.lua di SX Society ho messo config locale francese e il francese è tradotto in italiano, come potete vedere. Se usate i miei file non avrete problemi. Ok, ragazzi, per inserire il nostro SX Society basta metterlo nella cartella SX della nostra cartella risorse, della nostra cartella server data. E l'abbiamo inserito. Naturalmente, alla fine che abbiamo inserito tutto, vi andrò a fare inserire anche vi andrò a fare modificare anche il server.cfg. Adesso passiamo all'SX add-on account. Ok, il nostro SX add-on account, sempre nella stessa cartella dove siamo andati a inserire il nostro SX Society, uno script sempre abbastanza facile, vi ricordo. Dovete implementare le SQL nel database come facciamo di solito se state facendo per conto vostro.
Invece, se state seguendo il tutorial, se state seguendo e state usando i miei file, potete anche saltare la parte di implementarlo. Infatti, noi lo andremo a saltare e non c'è niente da configurare, neanche c'è il config principale di questo script. Quindi, già bello che è fatto. Oltre a SX add-on account, nella descrizione troverete tra i tanti file il nostro cron. Come potete vedere, cron è un altro script che ci serve per far funzionare il nostro SX Society. Ok, ragazzi, se no non funziona. Quindi mettete cron nella cartella resources, lo troverete in descrizione. E se state guardando la pagina di SX Society, lo troverete nei requisiti. Adesso andremo a vedere SX Basic Needs. Gli ultimi script che dobbiamo andare a mettere sono Basic Needs, che sarebbe appunto lo script per il cibo, per far vedere quanto cibo vi rimane dentro la pancia, dentro la HUD. E semplicemente sempre le stesse cose. L'SQL, se lo dovete caricare, ve l'ho detto migliaia di volte, e config.lua, l'unica cosa che dovete andare a cambiare è il config locale. L'ho messo English, ma se normalmente utilizzate, sono stati i miei file, il locale SN è già che config bello che è tradotto in italiano. Quindi basic needs settato, non c'è niente di particolare da continuare a settare. E optional needs è uno script che aggiungo io a voi, perché l'optional needs serve per far vedere tipo l'ubriachezza, se bevete uno shot di tequila, se bevete comunque alcolici. Questo qui naturalmente lo trovate anche su internet, però io vi ripeto per l'ennesima volta, seguite, scaricate quello che io vi metto in descrizione, che così è più facile per voi e per me. Config.lua, poi ci sono i tick time, quanto ogni volta vi si scala, come posso dire, l'ubriachezza in questo caso, e il locale è in English e naturalmente è già tradotto, tutto bello tradotto, vede birra, vodka, cioè tutto. Oddio, che cosa ho fatto? Ho sbagliato, non volevo. Anche l'optional needs quindi è settato. In più dovete andare a inserire l'SX status, appunto vi fa vedere quanto cibo e acqua avete. Questi qui invece sono script che vi fanno vedere, il basic needs e l'optional needs vi fanno vedere se hai mangiato e come hai mangiato. SX status ve lo fa vedere, normalmente inserite l'SQL. Se non state seguendo la guida, ma io vi ripeto, vi consiglio di seguire la guida, ve lo dico 10.000 volte perché magari non lo capite. Config.lua, qua config status max sarebbe quanto la barra del cibo è grande. Config tick time sarebbe quanto ogni volta viene scalata la barra del cibo, e l'update interval quanto viene updatata. Quindi ragazzi, io vi consiglio di lasciare così come l'ho messo io, perché diciamo che è abbastanza bilanciato come scalaggio di cibo, ve lo scala abbastanza bene, dai, posso dire così, perché alla fine non mangiate né troppo presto né troppo tardi. Quindi vi consiglio di lasciare questi tick, nel caso ve li modificate a vostro piacimento, non c'è problema. E oltre, dobbiamo andare a mettere, naturalmente vi ricordo, status, optional needs, basic needs, tutti nella cartella SX. Questa è la cartella che attualmente dovete avere, deve essere uguale. Invece nella cartella su Resources dobbiamo andare a mettere il nostro Legacy Fuel, che naturalmente vi lascio in descrizione, ma nel link che vi lascio sempre in descrizione di Trio HUD UI trovate il download di Legacy Fuel, che sarebbe appunto quello script che vi funziona e vi fa vedere la benzina, vi fa funzionare la benzina nel server. Naturalmente ha il suo config, qui ci sono un po' di cose, ve le andrò a spiegare un po' tutte. Naturalmente qui vi chiede se state usando SX, se state usando SX, come in questo caso, perché noi stiamo usando SX e non VRP, mettete true e lo lasciamo in true. Config, jerrycan cost, quanto costa una cassa di appunto di benzina.
e il costo di quanto appunto costa il riempimento della jerrycan, che sarebbe la cassa di benzina. Quindi la lasciate come sta. Disable keys, queste praticamente sono dei numeri che in FiveM corrispondono ai tasti sulla tastiera. Quelli voi li potete andare a cercare su internet, tipo Keybinds 5M, e questo praticamente qui dice quale vuoi disabilitare mentre stai facendo benzina. Ti disabilita tutti questi tasti perché magari potrebbero andare in conflitto mentre stai facendo benzina, ok ragazzi? Così non vi muovete, eccetera, ve li disabilita mentre state facendo benzina. Quando finite di fare benzina, naturalmente ve li riabilita. Qui dice, volete usare l'HUD? In questo caso noi metteremo di no, sarebbe un HUD abbastanza semplice con scritto quanta benzina avete, ma noi non ci serve, noi abbiamo la trio HUD UI, perché sennò non saremo a metterla qui. Config Sleep Year, allora, qui dice, vedi solo quelle lì che, cioè vedi solo le gas station, i benzinai che ci sono vicini, noi mettiamo falso. E naturalmente qui dobbiamo mettere show all gas station true, che sarebbe che ci fa vedere tutte le stazioni di servizio per riempire la benzina. Config un cost multiplier sarebbe quanto ogni volta si incrementa il costo della benzina, ma quanto noi lasciamo 1.0 così non si moltiplica. Qui è tutto tradotto, le stringhe che appunto ce l'hanno da tradurre. E basta, per il resto non serve niente, per il resto non c'è niente. Qui naturalmente qua c'è scritto config gas station, in queste coordinate che potete vedere ci sono le nostre pompe di benzina che potranno essere utilizzate in gioco per riempire i nostri veicoli. Legacy fuel completato, adesso possiamo andare a inserire il nostro True HUD UI. Allora ragazzi, andate a prendere dal link in descrizione, sempre da tutti i file che vi ho messo, Treo HUD UI, questa cartella qui, che contiene lo script. Naturalmente andate a mettere nella cartella resources e l'andiamo ad aprire per analizzare che cosa c'è all'interno. Possiamo vedere config.lua, che è sempre il file che ci serve. Config localhand, naturalmente già tradotto, andremo a vedere. Config server logo, qui potete mettere il logo del vostro server in formato IMGUR. Naturalmente io non l'ho messo, quindi apparirà senza logo. Config font, lasciate Montserrat, non c'è problema. Config date, lasciamo format default, AMPM lo lasciamo false perché noi in Italia non usiamo AMPM, ma usiamo l'orario da 24, non da 12. Poi qui c'è scritto config voice. Questo script della Treo HUD UI contiene anche lo script della chat vocale, quindi useremo questo. Magari un giorno vi spiegherò il Toco VoIP. Il Toco VoIP è uno script abbastanza particolare per la chat vocale, che include anche la chat vocale da TeamSpeak, radio, eccetera, ma quello lo parleremo più avanti. Quindi queste sono praticamente tutte le distanze per quanto vi fate sentire dalla persona che ci avete davanti. Case distance, questa è la ho messo B io perché mi trovo bene. La B naturalmente vi cambia per questi livelli che abbiamo elencato prima. Quindi se premete B vi fa parlare più lontano, se premete di nuovo B vi fa parlare su più vicino, se premete di nuovo B vi fa parlare normale, ok? Quindi questo è per il livello in gioco, naturalmente vi ripeto, se premete B avete questa cosa. Poi config vehicle, speed unit in chilometro orari, lo usiamo qui in Italia. Max speed ho messo 240, ma potete pure aumentarlo a 500, non lo so, per ora io ho lasciato 240. Keys, i tasti in gioco. Seatbelt, che sarebbe la cintura di sicurezza, l'ho messa su Z, potete cambiarla naturalmente. Cruiser, che sarebbe il cruise control, l'ho messo su Caps. Naturalmente se voi state andando a 50 km/h e premete Caps in gioco, vi bloccherà a 50 km/h, dovete comunque premere l'acceleratore, ma non vi andrà oltre i 50 km/h. Naturalmente quando saremo in gioco vi farò vedere tutte queste cose. Signal left, signal right e signal buff sarebbero freccia a destra, freccia a sinistra e doppia frecce. Naturalmente freccia a destra con la freccia a destra della tastiera, ma penso fosse abbastanza retorico.
Configui show server logo messo false. Naturalmente, se voi mettete il vostro logo nello script, potete anche metterlo true. Show job 2, ho messo, mettete true perché naturalmente per far vedere il vostro primo e il vostro secondo lavoro. Attenzione, se non state usando i file che vi sto dando, non avrete la possibilità di vedere lo show job 2 perché vi farò vedere come mettere anche il secondo lavoro in questo caso, che il secondo lavoro alla fine di tutta la serie sarà un lavoro gang, quindi un lavoro mafioso. Ok, andiamo avanti. Show wallet money, che sarebbe quelli che avete, vi farà vedere i soldi che avete in cash, quindi in portafoglio. Lasciamo true. Show bank money, quelli che avete in banca, true. Black money sarebbe quelli lì, i soldi sporchi. Lasciamo true. Society, la seconda società, mettiamo true. Naturalmente questa opzione non ce l'avete se state usando il true account di UI normale. Show date sarebbe la data, mettiamo true. Show location sarebbe dove siete, quindi true. Show voice true sarebbe appunto il pallino della chat vocale, vi fa vedere se funziona o meno mentre state parlando. Show health vi fa vedere la vita. Show armor vi fa vedere il giubbotto antiproiettile. Stamina, quanto consumate la stamina, se la consumate o se non la consumate, naturalmente se correte la consumate. Show hunger sarebbe il cibo. Thirst sarebbe invece l'acqua. Allora lasciamo tutto true. Show minimap lasciamo true. Naturalmente vi fa vedere la minimap in basso a sinistra. Show weapons vi fa vedere l'arma che avete in mano e lasciamo true. Quindi ragazzi, questi potete modificare a vostro piacimento. Io vi consiglio di lasciarli così perché personalmente mi piacciono così, ma voi potete scegliere come vi pare piace e possiamo andare a chiudere il nostro TrueArcount di UI perché è stato configurato correttamente. Plus del video, vi faccio vedere come configurare una schermata di caricamento abbastanza carina che si chiama Z Loading Screen. Adesso vi farò vedere qual è. Eccoci qua, Z Load Screen, una loading screen abbastanza carina, basica. Naturalmente ce ne sono migliaia su internet, su questo sito che sarebbe CFX, dove pubblicano la maggior parte degli script. E in questa schermata di caricamento è così, abbastanza basica, con la cosa di caricamento, con le immagini che potete cambiare voi e invece di quella stupida schermata di caricamento che vedete appena aprite il vostro server standard. Ne andremo a configurare questa, nel caso più avanti vi farò vedere qualche cosa un po' più carino, ok? Però per ora metteremo questa qui. Andate sul sito che vi lascio in descrizione, schiacciate Installation Download Here, vi porterà sulla pagina GitHub e la cosa che dovete fare è premere su questo bottone verde, Clone or Download, schiacciate Download Zip. Vi scaricherà Z Load Screen, lo aprirete, vi aprirà la cartella zip con Z Load Screen. La prendete e la mettete nella cartella del vostro server. Precisamente la andiamo a mettere nella cartella resources. Naturalmente andiamo a togliere il master come sempre, la lasciamo Zloading Screen così. Andiamo a esaminare un attimo il config. Allora, ragazzi, abbastanza semplice. Transition interval, ogni quanto viene cambiata l'immagine, perché ci sono più immagini, naturalmente. Image interval 8000, ogni volta quanto cambiano. Music, se volete la musica di sottofondo, io metterò false, se no mi prendo un copyright. Il video ID, ragazzi, questa è l'ID della vostra canzone. Naturalmente, se volete qualcos'altro, potete andare su YouTube, prendere l'ID della canzone, metterlo qui e metterlo come canzone della vostra schermata di caricamento. Qui c'è il volume della musica, qui c'è il testo, mettiamo come titolo, mettiamo come fare un server FVM e di link potete mettere il vostro Discord e in questo caso andrò a mettere il mio giusto per bellezza.
Ok, link Discord cambiato, come potete vedere vi ricordo che quel link del Discord che sono andato a mettere è il mio Discord, se volete una mano sugli script, eccetera, entrateci, naturalmente anche per farmi compagnia e anche perché vi annuncio quando sono in live la sera, di solito sempre alle 21, ragazzi venitemi a seguire, vi porto server FedM, facciamo live su GTA e niente. Qui invece l'ultima stringa sarebbe le immagini che va a prendere. Nella cartella images che potete vedere qui in alto a sinistra ci sono le immagini che appunto vengono elencate qui. Voi potete mettere pure le immagini con scritto ziopino.png e vi farà vedere l'immagine di Zio Pino, se naturalmente nella cartella images, ok ragazzi? Se avete bisogno potete metterla lì dentro la vostra foto di Zio Pino. Andiamo a salvare e Zetton Lonely Screen è stato configurato. Ma prima di far partire il nostro server dobbiamo andare a modificare il server CFG. Allora ragazzi, aprite il vostro server.cfg e andiamolo a modificare. In questo caso vi metterò come lo sto modificando io e modificatelo come lo sto facendo io. In descrizione, naturalmente, nel solito pacchetto vi lascerò il server CFG già modificato. Quello che dovete andare a fare è creare una sezione con le risorse varie, come potete vedere, risorse varie, e andare a mettere tutte queste stringhe qui, che sono gli script che siamo andati a mettere in questo episodio, per appunto startarli durante il caricamento del server. Vi ricordo che vanno messi assolutamente in questo ordine perché ad esempio il Legacy Fuel deve essere assolutamente startato prima di Treehawk HDUI e anche queste qui naturalmente vanno startate prima, quindi non cambiate l'ordine di alcuni script perché sennò potrebbero non funzionare. Una volta fatto questo andiamo a salvare e andiamo ad aprire il nostro server. Come potete vedere ragazzi, appena apriamo il nostro server ci appare la nostra nuova schermata di caricamento. Abbastanza carina, come potete vedere cambiano le immagini in sfondo e ci apre il nostro server senza problemi. Allora ragazzi, come potete vedere l'HUD funziona, in basso potete vedere le nostre informazioni, il nostro contrachilometri, la nostra cintura, come vi ho detto prima, la mettiamo con la Z. Potete vedere si allancia la cintura, fa anche il rumorino. Poi vi vedete la benzina, vedete se le luci sono accese o meno, se le frecce sono inserite o meno. E l'HUD in alto a sinistra, ragazzi, da quel che ho pensato, non si vede perché ancora non abbiamo appunto ideato il nostro personaggio. E siccome non abbiamo ancora ideato il nostro personaggio, l'HUD non si vede. Quindi nel prossimo episodio andremo a vedere come creare il nostro personaggio nel nostro server RP. E ragazzi, vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale se volete altri episodi. Arriviamo a 50 like per un prossimo episodio. Adesso ve ne chiedo di più perché ho visto che ne mettete così tanti che 30 sono veramente pochi. Quindi vi ricordo 50 like prossimo episodio e naturalmente iscrivetevi perché sennò non vi porto altri video. Come al solito noi ci vediamo in un prossimo video, avete tutte le robe in descrizione, il tutorial è finito, andate in pace ragazzi.